Anche il 2016 è giunto alla sua naturale conclusione. Come ogni anno, abbiamo tassato l'umore del popolo molosso. Siamo andati in giro per la città per scoprire gli umori dei tifosi rossoneri. Iniziamo da Marco Fraschetti, vuole fare un augurio. Ragazzi, tanti e tanti auguri per un nuovo anno, che sia pieno di vittorie e torniamo nel posto dove si spetta. Buon anno! Faccio tanti e tanti auguri ai tifosi della Nocerina. Sa, questo sarà un, questo è un fine d'anno scoppiettante, ma l'inizio sarà ancora più bello. L'otto vi aspetto tutti a San Francesco. Il re, la mascotte è già pronta, mi raccomando, tutti allo stadio, anche chi non veniva più da tanti anni. Dobbiamo vincere, stravincere questo campionato. Ciao, forza Molossi e auguri! Allora, sei contento di questa prima parte della Nocerina? Contentissimo e spero che continui così anche il girone di ritorno. Un tuo augurio per il prossimo anno? Un grandissimo forza Molossi a tutti e torneremo in Serie C. Chi è che ti è piaciuto un po' di più rispetto agli altri come calciatore? Bomber Gerardi. Tanti auguri, un bacione a tutti per questo nuovo anno e spero che oltre alla Nocerina seguiate anche la Folgore, perché ne abbiamo tanto bisogno, il nostro territorio ne ha tanto bisogno. E comunque ancora auguri e buon anno a tutti. Buon anno! Scusate, la seguite la Nocerina? No. La serie di Nocera? No. Dove siete? Emilò. Un saluto speciale a tutti i tifosi molossi. No. Di Nocera Inferiore, di tutto l'agro nocerino sarnese, di tutta Europa, di tutto il mondo. Emilò. Da Asso Vissemius, tanti auguri di buon anno. Buon anno! Buongiorno, qualcuno segue la Nocerina qua in mezzo? No. Ma non l'avete mai seguita, manco in passato? In passato sì, ma... Vuole comunque fare un augurio se torni in Lega Pro? Certo, io sono Nocerina, è ovvio che mi farebbe piacere che torni in Serie C la Nocerina, perché, anche perché è il posto minimo che ne compete. Auguri a tutti i nocerini, a tutti i tifosi di fine anno. Seguite la Nocerina? No. Auguri a tutti i tifosi che risalgano un'altra volta in Serie B. È difficile, ma ci tenta. Anche in Serie C sarebbe già un primo passo. Vabbè, a C dovrebbe essere scontato. Sì. Auguri a tutti i tifosi molossi e che questo 2017 sia pieno di successi come il 2016. E niente, auguro il meglio alla squadra e di vincere, di lottare su tutti i campi e tutte le partite. Auguri a tutti i tifosi della Nocerina. Beh, quando abbiamo vinto il campionato d'eccellenza è stata una bella soddisfazione, anche se per una piazza come la nostra è molto ma molto poco. Poi parlo, va. Ah, può fare... 2017, tutta la squadra e niente, buon campionato. Auguri a tutti i tifosi della Nocerina. Antonio Udrei. Buon anno! Si può dire, no? È vero? Perché la musica è bella, la musica è vita. Dopo, sempre prima la Nocerina. Forza Molossi! Soddisfatto di questa prima parte di stagione dei nostri Molossi? No. Sì, sono soddisfatto di questa prima parte di stagione dei nostri Molossi, anche se poteva andare un po' meglio per come sono svolte alcune partite, ma con Simonelli si spera la promozione. Chi è che ti ha convinto di più? Qualche giocatore che ti è piaciuto di più rispetto agli altri? È molto convincente le prestazioni di Siclari, sapendo anche i gol che ha fatto a Tanto, che è un grande giocatore. Ma anche i nuovi acquisti spero che daranno qualcosa in più a questa squadra. Il tuo augurio? Il mio augurio è quello di poter fare un ottimo campionato, una seconda parte di stagione andando in Lega Pro. Vecchio tifoso, vecchia guardia,
Adesso purtroppo ci siamo un po' ritirati, però la Nocerina sta sempre nel mio cuore, sempre forza Molossi e forza Nocera Inferiore. Un abbraccio a tutti i miei amici e tutti i tifosi di Nocera, vi amo. E qual è il suo augurio per questo prossimo anno? L'augurio io purtroppo certe volte, sai, penso la Nocerina una volta in Serie B, Serie C, e questo vorrei, una bella promozione. Un augurio a tutti i tifosi della Nocerina e tutti i giocatori che... Buon anno! Possiamo ritornare alla grande, perché siamo grandi. Tanti auguri rossoneri a tutta la tifoseria Molossa, dallo staff di Art Café. Buona fine e buon principio, e forza Molossi! E siamo qui alla ricerca di alcuni tifosi rossoneri. Scusi lei, sì, ma lei è un tifoso della Nocerina? Sì, sì. Si sente di fare qualche augurio per i nostri... Sì, sempre forza Molossi, quest'anno sarà un anno strepitoso e sicuramente vinceremo il campionato. Buon anno! Le ho permesso di vedere che anche lo stemma di Nocerina Live, che cosa ne pensa? Sono un fan di Nocerina Live, lo seguo sempre, tutte le domeniche, soprattutto la vostra radiocronaca. Ma chi ha speso tutti questi soldi per la radiocronaca? No. Non si sa, chi ha speso i soldi sono scesi dall'albero e li abbiamo presi. E abbiamo fatto qualcosina, spero simpatica.